Senso di giustizia e cerchi sempre di fare in modo che tutto sia equo. Non importa cosa sia successo prima, tu sai sempre essere felice e sorridente in qualunque circostanza. Bella Fra! Con la pettinatura e l'abbigliamento giusti, tu sai essere elegante e affascinante. Un bacio ai miei fan! Oh mio Dio, l'oroscopo! Leggimi il segno della bilancia! Hai un grande senso di giustizia e cerchi sempre di fare in modo che tutto sia equo. Non importa cosa sia successo prima, tu sai sempre essere felice e sorridente in qualunque circostanza. Bella Fra! Con la pettinatura e l'abbigliamento giusti, tu sai essere elegante e affascinante. Un bacio ai miei fan! Before you can take your seats, you must be sorted into your houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw and Slytherin. Gryffindor! But before you can take your seats, you must be sorted into your houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. Gryffindor! Ok, qui c'è scritto che accusati di duplice omicidio, come si dichiara? Non colpevole, vostro onore. Sono dello scorpione. L'avevo già capito dalle vibes che manavi mentre ti ammanettavo. Dai, smettila, tu sei del cancro, vero? Ovvio. Ascendente vergine, però. Oh mio Dio, entrambi segni d'acqua. Esatto, dobbiamo aiutarci vicenda, siamo dello stesso elemento. Che poi stamattina ho dimenticato la mia pietra portafortuna. No, dai, non dirmi queste cose. Cioè, io non potrei mai dimenticare il mio braccialetto di ametista. Ti giuro. Scusate, questo è un serio processo, mia sorella è stata uccisa. Beh... poteva fare a meno di essere un bastardo gemelli doppia faccia. Era pure ascendente leone, cioè come potevo non accoltellarla? Praticamente una creatura del diavolo. Ma che cazzo? Segni zodiacale durante i litigi, cioè. Ciao tesoro, come va? Ciao. L'uccellino mi ha detto che dici cose poco carine sul mio conto. Che cosa hai da dire a tua discolpa? Io non... io ti giuro che ti pesto. Hai presente il salame tagliato? Quella sarà la tua fine. Ma non è vero. E poi non mi toccare. E anch'io ti pesterò. Amo, ascoltami. Praticamente ho detto amo, ascoltami. Vuoi che mi arrabbi? Guarda che sono pericolosi. Sono il segno più potente e vendicativo dell'oroscopio. Cosa vuoi che ti risponda? O meglio, cosa ti vorresti sentir dire? Tu non hai emozioni, non c'è nemmeno gusto a litigare con te. Un bacio, illusio. Senti, io non lo posso accettare. Cosa? Che tu non ridi alle mie battute. Sono fantastiche. Sei un cafone. Sei un cafone. Ma come ti permetti? Like per gli altri segni. Like. No, forse ci dovrei mettere un cardigan. No, forse così sono troppo coperta. Mi sa di sì. Così sono troppo sportiva. Oddio, non so che mettermi. Sono le 7.52, devo uscire alle 8, quindi ho esattamente 8 minuti per farmi i capelli. Tutto secondo la tabella di marcia. Perfetto. Ma ragazzi, oggi mi sono superata. Cioè, sono di una bellezza stratosferica. Sono bella. I segni più fedeli dello zodiaco. Al 12° posto il cancro. È il più traditore perché si fa tentare molto facilmente. L'11° posto i pesci. Hanno dei complessi di inferiorità rispetto al partner e per questo lo tradiscono. Al 10° posto i gemelli, che sono sia fedeli che infedeli, a seconda di come gli gira. Al 9° posto lo scorpione, che rimane fedele solo quando trova l'amore puro, altrimenti tradisce. All'8° posto l'acquario,
che non tradisce ma aspetta di lasciarti per farlo. In settima posizione il Sagittario, se manca la passione tradisce. In sesta posizione il Leone, che se percepisce infedeltà ripaga con la stessa moneta. In quinta posizione Capricorno, se trova l'amore vero i suoi occhi brillano solo per esso. Quarto posto la Vergine, che rimane fedele se viene accettato anche per i suoi difetti. Terzo posto Bilancia, non supererà mai il limite del tradimento. Secondo posto Ariete, se ti giura amore eterno è così. Ma al primo posto Toro, che ama con tutto il suo cuore. Sei coppie dello zodiaco perfette. Bilancia e Scorpione diventano degli amici incredibili. Questo perché la Bilancia vuole essere desiderata e lo Scorpione diventa ossessionato dalla persona che ama. In questo modo creano una simbiosi che soddisfa entrambe le loro esigenze. Pesci più Cancro sono i segni più emozionanti e intuitivi dello zodiaco. Si capiscono l'un l'altro come nessuno mai. Trovano un senso di felicità nel loro piccolo mondo bizzarro. Attrazione è innegabile. Sagittario più Ariete. Entrambi molto indipendenti e forti, ma insieme riescono a pianificare una vita intera. Gemelli più Acquario. Se i gemelli sono confusi e disordinati, l'Acquario è l'opposto e questo li fa combaciare. Sotto sotto hanno infatti degli obiettivi simili. Vergine e Toro sono una coppia perfetta. La Vergine sarà ispirata dall'approccio di vita sicuro del Toro, mentre il Toro sarà attratto dal fascino innegabile della Vergine. Leone e Capricorno sono due compagni di sangue. Si sposano subito. Quale personaggio della serie TV Bridgerton sareste in base al vostro segno zodiacale? Duca è ovviamente Scorpione, un personaggio sicuramente molto passionale, ce ne siamo accorti. Ostinato, inflessibile, vendicativo, cioè la promessa che fa il padre, lui non si smuove per questa promessa che gli ha fatto e quindi niente, ostinato ragazzo, però un gragnocco. Daphne è Acquario, è un personaggio progressista e indipendente, non le piace che le mettano i piedi in testa, difatti lei non accetta che il fratello possa scegliere per lei l'uomo, il suo futuro marito, giustamente. È una persona molto analitica, lei non è un'impulsiva, ci ragiona molto sulle cose, sempre. Ricordiamoci pure quello che combina Duca in camera da letto, cioè lei ci ragiona prima di fare questo. Reazione dei segni zodiacali ad un regalo poco piacevole. Comunque non dovevi, eh. Ah, per me? Grazie. Bellissimo, grazie. Come si usa? Grazie. No, bellissimo. Pensavo fosse qualcos'altro, però apprezzo il pensiero. I segni dello zodiaco dicono alcune di queste fottutissime parole, allora stanno mentendo. Se un segno dell'Ariete in una situazione in cui è successo qualcosa ti viene a dire che è calmo e di star tranquillo, sicuramente devi stargli lontano, ma davvero. Quelli del segno del Toro invece dicono di mentire soltanto quando lo fanno per proteggere i sentimenti di qualcuno. Se un segno dei Gemelli ti dice ti prometto che non lo dirò a nessuno, fidati, non fidarti. Se un segno del Cancro, dopo che gli hai fatto un torto, ti dice tranquillo, ci passo sopra, non è vero, cazzo, ci pensa sempre, di continuo. Se un segno della Vergine ti dice mentre stai parlando, interessante quello che mi stai raccontando, boiata micidiale, non è vero, non gliene frega niente e non vede l'ora che smetti. Se un segno della Bilancia ti dice sei il mio migliore amico della vita, è una minchiata, perché in realtà ce n'è altri 10 a cui dice la stessa cosa. Se uno dei Pesci invece ti dice sì, ti ho capito, tranquillo, in realtà sta mentendo, non ha capito niente. Se un segno dell'Acquario si scusa con te perché ti dice scusami, non volevo, in realtà non gliene frega niente, guarda, proprio potresti morire per lui. Quale personaggio cattivo sareste in base al vostro segno zodiacale? Well. Malefica è Scorpione, è un personaggio paziente, vendicativo, con una rabbia che le cresce lentamente e fondamentalmente architetta una vendetta che avrebbe gustato dopo 16 anni. Io adoro Malefica, lei ovviamente agisce perché quel cretino del re l'ha trattata male.
Gaston è leone, rappresenta tutta la parte negativa del leone, è sicuramente un ragazzo molto egocentrico, gli piace tanto sia rimirarsi allo specchio ma anche che gli altri gli alliscino il pelo e gli dicono oh, quanto sei fico, quanto sei sexy, quindi va totalmente fuori di testa che Belle fondamentalmente non se lo copre proprio. Che attivo Marvel sareste in base al vostro segno zodiacale? Thanos è bilancia, è un ragazzo sicuramente ostinato che vuole raggiungere il perfetto bilanciamento sulla terra, non importa il fatto che così fa secchi metà della popolazione, ma dettagli, e non si ferma davanti a nulla pur di ottenere ciò che vuole. Quindi Mysterio è sagittario, è un personaggio creativo dotato di grande charme, infatti riesce subito a entrare in sintonia sia con Spider-Man che con gli altri, è un grandissimo bugiardo perché fondamentalmente lui grazie a questi trucchi crea una vita e vede la vita come vorrebbe che sia, non come in realtà è, perché lui non c'ha manco un potere a pagar l'oro, però è un gragnocco. I miss the girl you were. Many will. She was easier to kill. But you don't look gay. Oh, I'm sorry. Let me just... But you don't look gay. Oh, I'm sorry. Let me just...